Ciao, bentornato al programma TV di oggi con notizie come: il conduttore di tale e quale show ha confessato qualcosa di davvero triste. Ecco cosa è accaduto per spingerlo a parlare così. Carlo Conti, il conosciutissimo conduttore televisivo e radiofonico Rai, ha rilasciato una confessione davvero inaspettata, rivelando anche le sue intenzioni. Eppure la sua carriera è sempre stata una collezione di un successo dopo l'altro, fin dal primo momento in cui ha debuttato in televisione. Nasce a Firenze il 13 marzo 1961, ma a soli 18 mesi rimane orfano del padre e per tale motivo purtroppo non ha mai potuto vivere in agiatezza, ma la sua mamma, una donna molto forte, non gli ha mai fatto mancare niente. Diplomato in ragioneria, ottiene un posto come bancario con contratto a tempo indeterminato, ma il suo sogno è il mondo radiofonico. Perciò si licenzia per lavorare nelle emittenti radiofoniche private fiorentine, per poi fondare nel 77 Radio Firenze Nova. Da quel momento comincia la sua carriera professionale anche come DJ oltre che come speaker. E, nel 1985 che esordisce in Rai dividendo i suoi impegni tra radio, discoteca e televisione. La sua vita professionale si evolve in quest'emittente televisiva e non l'ha mai tradita per nessun'altra rete TV. Negli ultimi anni è impegnato con la conduzione di tale e quale show, ma non ha rinunciato a presentare la serata finale dello Zecchino d'Oro 2022. Dal 28 aprile torna dopo 6 anni a condurre I Migliori Anni. Il 10 maggio presenta per la 6ª volta I David di Donatello. Il 30 dello stesso mese conduce per la 16ª volta Con il cuore nel nome di Francesco. Oltre a vivere un matrimonio sereno e la gioia della sua famiglia, insieme a Francesca Vaccaro e suo figlio Matteo, Carlo Conti rimane fedele anche al suo canale meritando la stima del pubblico. Ad oggi, il suo tale e quale show risulta essere un programma premiato dagli ascolti anche se lui non guarda i dati. Sostiene che sia una trasmissione basata sullo stile della leggerezza e del divertimento, che si tratta di un varietà per tutta la famiglia, dai bambini agli anziani, facendo una scelta dei generi in modo che possa interessare ad un ventaglio di spettatori, oltre alla spettacolarità colorata di Malgioglio. Nel talent si ride, si scherza, ci si punzecchia tra i partecipanti, tutto fa commedia e spettacolo, ma senza cattiveria. Insomma, Carlo Conti è nato e cresciuto in Rai, ma un'indiscrezione sembra che abbia rivelato un presunto addio da parte dello showman all'emittente televisiva. Durante un'intervista per Vanity Fair, ha espresso il suo parere sulla scelta di alcuni suoi colleghi di lasciare la Rai, ma ha spiegato in maniera decisa: "Io rimango qua. Mi hanno fatto la loro proposta e ho rinnovato il mio contratto. Mi trovo bene, mi basta quello che prendo anche se, ci tengo a sottolinearlo, altrove potrei prendere molto di più. Sarà un addio per il conduttore? Probabilmente no, perché poi ha continuato: qui, però, sono il pilota, mi danno spazio per le cose che ho. Quello che ho con la Rai è un matrimonio. Fino a quando va bene, perché cambiare? Ad altri stava evidentemente stretto.